In collegamento telefonico il dottor Michele Conversano per un chiarimento a proposito di questo allarme che si è diffuso in città, riferimento a presunti casi di scabbia. Ci ricostruisce la vicenda, dottore, e soprattutto ci dà delle notizie? La scabbia è una malattia parassitaria che, come la pedicolosi, è purtroppo sempre presente. Chiaramente, quando si manifesta in più di un caso, allora si può parlare di epidemia. C'è stato qualche caso di scabbia perché non è una malattia che è facilmente riconoscibile all'inizio, quindi un primo caso probabilmente non riconosciuto subito dai sanitari che hanno visitato questa bambina, poi può aver provocato qualche altro caso, se ne parla di 2 o 3 casi, ma è una malattia assolutamente curabile, facilmente prevenibile. Pensate che tra gli interventi da fare, dice che il soggetto affetto da scabbia si può allontanare dalla comunità fino al giorno in cui inizia il trattamento. Cioè, se anche si fa diagnosi di scabbia in un bambino e si comincia il pomeriggio a fare il trattamento, dal giorno dopo lui può già frequentare qualsiasi comunità, che sia scolastico, un luogo di lavoro o un qualsiasi altro luogo in comunità. Quindi questo è una malattia facilmente prevenibile. Chiaramente, come tutte le malattie parassitarie, genera allarme, anche in questo caso ha generato allarme. È stata presa questa precauzione da parte della scuola di fare disinfestazione. Le dico la verità, questo è un parassita obbligatorio. Non vive nell'aria, non vive, può passare soltanto da una pelle a un'altra pelle per contatti stretti e prolungati nel tempo. Dicevo, l'acaro oltretutto esce soltanto quando c'è, diciamo, soprattutto la notte o comunque quando c'è caldo, cioè nei momenti di caldo, nelle zone più caldo-umide. Quindi assolutamente non c'è questo allarme, non c'è questo pericolo. Può essere un'occasione per ricordare a tutti che le norme igieniche, quelle di lavare le mani, di farsi la doccia costantemente, eccetera, sono delle norme igieniche che servono sempre e comunque a prevenire qualsiasi malattia di tipo parassitario, dermatologico, comunque malattie infettive in particolare. Parlerete con i genitori? Sì, lunedì è già stato fissato, concordamente con il dirigente scolastico, un incontro in cui andranno i nostri medici igienisti, ma noi abbiamo anche uno specialista che è igienista e dermatologo, per cui potrà entrare anche meglio nel dettaglio e spiegare non soltanto le misure di profilassi di sanità pubblica, ma anche quelle specifiche per tutte le mamme che dovessero avere dubbi in caso di prurito dei propri figli.